resterà nella storia dei luoghi appartenuti alla Brigata Maiella la visita di ieri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un giorno particolare, quello del 25 di aprile. Più che un simbolo, in una fase difficile della vita democratica del Paese, una fase di transizione in cui le forze politiche stanno cercando a fatica un difficile equilibrio per dare un governo alla nazione. E forse non è un caso che il presidente Mattarella abbia ricordato lo spirito patriottico risorgimentale di quel movimento partigiano di liberazione che, partendo dall'Abruzzo, fu decisivo per la vittoria contro il nazifascismo. E dal sacrario di Taranta Peligna, dedicato proprio alla Brigata Maiella, emergono tanti volti e innumerevoli storie. Oggi tramandate e ricordate dalla memoria dei figli dei partigiani, come quella di Antonio Manzi, ripercorsa dal figlio Angelo. Quando provavo da bambino a chiedere, lui mi diceva sempre sono cose brutte, tu sei un ragazzo, non ci pensare, sono cose brutte. Lui ha fatto 18 mesi volontario, da Fallascoso fino a Brisighella, tutta l'epopea della Brigata Maiella, quindi la campagna d'Abruzzo, la campagna delle Marche, via via fino alla liberazione di Bologna e poi la cerimonia di scioglimento a Brisighella. Mio padre aveva 19 anni quando si è arruolato ed era quelli che erano, era la classe del 25 ed erano chiamati alla leva, quindi o la leva o la renitenza alla leva, volontari nei partigiani, insomma, fece una scelta di campo se ne andò coi patrioti. Lui è morto nel 2000, si lamentava del pessimo risultato della Repubblica, ma in verità poi io credo si sarebbe ravveduto a partire dal 2001, insomma, con la visita del presidente Ciampi, qui stavolta il presidente Mattarella, ma insomma ogni anno il 25 aprile questo è un posto importantissimo nella storia della nostra Repubblica, veramente un posto importantissimo, e pensare che questa è stata l'ultima battaglia del comandante Ettore Troilo, che appunto voleva costruire un luogo della memoria per i suoi ragazzi, per i suoi morti, e ha lottato fino alla fine. Tante invece restano le stragi di guerra impunite, come quella di Gesso Palena, su cui, racconta la presidente dell'Intergruppo parlamentare di amicizia italo-tedesco, il lavoro degli storici e dei ricercatori è stato e resta importante. Purtroppo ci sono tante stragi impunite. Ecco che è particolarmente positivo il fatto che anche giovani ricercatori approfittino del loro periodo di studio per portare alla luce vicende storiche locali destinate altrimenti al dimenticatoio, estremamente proficuo. Mi auguro che così come questa vicenda è stata possibile essere portata alla luce per Casoli, lo stesso possa dirsi per altre stragi finora purtroppo troppo dimenticate.